Allora... Che bello, ti dona la barbetta! Ma sembri proprio, come devo dire, un compositore vero. Mi fa molto piacere vederti. Ma allora raccontami. Cosa ti voglio? Mi prendo all'improvviso, non mi rimasto da parole, vedere il tuo look diverso, diciamo. Allora, ce la fa. Diciamo che è pronto il mio... Ho visto, il manifesto ho preso. Hai già preso? Ti piace come... mamma mia, ma c'è. E niente, allora 30 e 31 mostra scambio, tutto si svolgerà all'autodromo del Levante a Bitetto. 30 e 31 mostra scambio, l'1 c'è una grande festa al pomeriggio con auto tuning, impianti stereo e via di seguito, dopodiché fatto fare la premiazione, ci sarà la premiazione, una grande festa di musica, mangiare, comicità, eccetera, eccetera. E poi il grande giorno, il 2 giugno, che è la cosa che più desidero, che c'è molto entusiasmo per quel che è successo l'anno scorso, diciamo che non vedo l'ora che arrivi quel giorno, insomma. Siamo agli sgocci. Siamo agli sgocci, ecco. È già il secondo raduno viene fatto, è passato tutto velocemente. È passato in effetti, hai ragione. Mostra pure il secondo. E chissà pure il terzo. Sì, grazie a Giuliano che mi ha augurato che ci sia il secondo. E in effetti è stato un buon augurio, diciamo che si sta realizzando anche il secondo. Poi voluto un po' da tutti quanti, diciamo, per il bello evento che c'è stato il primo, a unanimità mi hanno convinto a fare il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e spero anche dopo il 10. Ah, che bello, speriamo, te l'auguro. Ok. Questo è tutto, insomma. Basta, non vuoi dire più niente? No, voglio dire tante cose, però non riesco a concentrarmi. L'entusiasmo è troppo. Va bene, allora ti riprendo il manifesto. Va bene. Ancora una volta. E niente, come vedi, professore, è un'associazione... Tutte in regola, diciamo, l'associazione auto e moto d'epoca Giannini a Bitetto. Vedi che bello che ho fatto. Oh, è un piacere, ma poi chi la legge? Quel giorno dell'inaugurazione tutti l'hanno letta. Fai una foto. Ah no, io c'ho uno che ti voglio dare. Il raduno di Giannini il ballerino. Diciamo, è stata una bella serata, insomma. Vuoi parlare della serata? La serata è stata molto bella, nel senso il falò, diciamo, un po' della tradizione di Bitetto. L'inaugurazione, è venuta molta gente, tante auto d'epoche, diciamo che il falò... Era un po' di vento, però la gente non pensava, per quanto si divertiva, insomma. Con... Che giorno l'hai fatto? Il 19, il giorno di San Giuseppe. 19 marzo? 19 marzo, di giovedì sera. Sono venuti tanti amici, insomma. Quando è durata la festa? Diciamo, dalle 8 fino all'1 di mezzogiorno. Che poi alla fine era gradevole stare vicino al fuoco, diciamo, che era un po' freschetta la serata.